Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo un primo piatto dal gusto delicato e particolare, ideale per la stagione autunnale e invernale. Un piatto da non perdere, perché è un piatto velocissimo da realizzare per un pranzo veloce. Iniziamo subito. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Come prima cosa vi servirà una padella antiaderente, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. In una pentola invece mettiamo l'acqua, saliamo l'acqua, mettiamo il coperchio, portiamo sui fornelli e quando l'acqua arriva a ebollizione possiamo cuocere il nostro riso. Adesso vi servirà una cipolla rossa grande, tagliatela a fette. Tagliate la vostra cipolla a fette e poi nuovamente a metà. Quindi così è tagliata a fette. Quindi abbiamo piccoli pezzi di cipolla. Più o meno per non avere troppe fette lunghe. Adesso mettiamo la cipolla dentro la nostra padella. Fiamma medio-bassa, passiamo ai fornelli. Nel frattempo, come vedete, ho messo sopra l'acqua per cuocere il mio riso e facciamo rosolare invece bene la nostra cipolla. La particolarità di questo riso, di questo risotto, che è velocissimo perché la realizziamo anche senza brodo vegetale. E credetemi, anche senza brodo vegetale è un risotto gustoso e saporito. Nel frattempo tagliamo la nostra zucca, 500 g di zucca a cubetti. Ho tagliato così a cubetti la mia zucca. Mi raccomando, fate ammorbidire bene la vostra cipolla. Nel frattempo l'acqua bolle, possiamo mettere il riso, 320 grammi. Quando la cipolla risulterà appassita, versate 500 grammi di zucca. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per 5 minuti. Passati 5 minuti, pepe nero macinato, amalgamate bene il tutto, mettiamo il coperchio e facciamo cuocere altri 5 minuti. Passati nuovamente 5 minuti, amalgamate bene il tutto e fate cuocere altri 5 minuti. Il mio riso ha finito la cottura, sono passati 5 minuti, posso spegnere la fiamma. Con una forchetta schiacciamo la zucca. Come vedete la zucca è davvero tenerissima. Si schiaccia facilmente. Dopo aver schiacciato tutta la zucca, versate il riso. Amalgamate bene il tutto. Accendiamo nuovamente una fiamma medio-bassa. Metto un po' di burro, circa 20 grammi, 25 grammi. Amalgamate bene il burro con il riso. Facciamo sciogliere bene il burro. Parmigiano grattugiato, 3 cucchiai abbondanti. Amalgamiamo bene il parmigiano. Verso altri 2 cucchiai. Amalgamate bene il tutto.
e facciamo cuocere per 2 minuti, sempre con una fiamma medio-bassa. Lasciamo mantecare bene il nostro parmigiano e burro. Dopo 2 minuti posso spegnere la fiamma. E voilà, il nostro risotto alla zucca è pronto per essere gustato. Mi raccomando, assaggiate poi il vostro risotto man mano che realizzate la ricetta, quindi se lo ritenete opportuno potete mettere più o meno pepe nero macinato, potete aggiungere più zucca, più burro, più parmigiano, tutto dipende dai vostri gusti. Adesso vi faccio vedere come gusto io solitamente il mio risotto alla zucca, aggiungendo del patè di olive nere. Voi potete anche non mettere il patè di olive nere, però il patè, credetemi, rende questo risotto ancora più buono. A me piace gustarlo così. Buono. Che dirvi? Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose e tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Mi raccomando, lasciatemi un like, condividete, attivate la campanella e rimaniamo sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Baci da Cartisia. Buono.